Accolgo e ringrazio Giada Bellavista, cantante. Buongiorno, benvenuto. Bentornata in realtà. Grazie. Perché è già stata nostra ospite, ci ha presentato dei singoli pazzeschi su Spotify, intanto i numeri continuano a salire, anche le visualizzazioni dei videoclip. Oggi ci presenti qualcosa di nuovo, Lividi. Lividi. Un titolo bello peso, eh? Sì. Fa pensare ad una storia d'amore di quelle che fanno male, non solo al cuore. Sì, è una storia che oscilla tra l'amicizia e e la storia d'amore in sé per sé. E è proprio questo, sono i lividi che posso dire ci autocreiamo, perché la storia alla fine, per quanto può fare male, a un certo punto passa. Invece sono proprio le menzogne e le bugie che diciamo a noi stessi, questo è il problema. Quindi sono i lividi che ci portiamo, penso che questa rappresenta un po' tutte le storie d'amore, perché ogni storia d'amore alla fine ci lascia dei lividi. Anche la più bella, no? Esatto, soprattutto la più bella, quella più storica. Come dicevo, anche in Piovono Ricordi, che è vero, ritorna, è vero. Ritorna e forse lascia anche dei lividi abbastanza forti. Giada, sarà che noi siamo un po' sottoni, siamo un po' romantici, però è così, io mi ritrovo in queste parole. Ragazzi, se ci pensate, mi rivolgo a chi è a casa, magari commentate su Facebook, così vediamo anche che ne pensate voi. Le storie a volte più sono sofferte, no? Più ci segnano, più in qualche modo restano nel cuore, no? È vero. Guarda, la cosa più importante per noi artisti è proprio arrivare alla gente, quindi arrivare alle storie della gente. È una cosa che mi ha fatto, tra virgolette, piacere, cioè mi dispiace un po' per quello che è successo anche a un'altra persona, però mi è arrivato un messaggio proprio quando è uscita la canzone e mi ha detto: guarda, hai scritto la canzone per me. Si è ritrovata talmente però, tanto. Esatto, no? E quindi tra virgolette mi è dispiaciuto, perché è una cosa pesante, però cioè, mi è fatto piacere perché sono arrivata alla gente, e questo è tanto per noi artisti. E allora, come è nata? Quanto tempo ci è voluto anche per realizzarla? Allora, parlo dell'aspetto musicale. L'aspetto musicale, allora, questa canzone è nata 2 anni fa. E ti dico anche, durante una masterclass di scrittura, avevo tornata da un viaggio, avevo proprio il bisogno di far uscire tutta questa roba che avevo dentro. E quindi ho detto: va bene, cominciamo a scrivere, vediamo cosa ne esce. E non mi aspettavo neanche la parola gridami, perché è una parola anche molto forte, come si pensa anche a delle discussioni che possono nascere. Quindi questa parola era quella che ha detto: ok, devo scrivere questa canzone, devo portarla a termine. L'ho scritta, l'ho finita infatti dopo forse 2 anni, perché poi scrivere una canzone non è subito facile. Certo. Poi la riascolti, poi qualcosa non ti piace, poi qualcosa la riprendi, poi riprendi un altro pezzo della canzone, lo trasformi, quindi subisce delle trasformazioni. Ed è nata. Il singolo è uscito il 31 gennaio, esatto. Ed è distribuito da Puglia Musica Arte. Questa oltretutto non è una canzone molto semplice, perché la critica scrive di te: musica ricercata e intima, introspezione, guardarsi dentro con consapevolezza, una ricerca di una solitudine artistica che spesso trova ispirazione in quei luoghi a lei cari, come il mare, il senso di tranquillità e di profondità che le permettono di rivivere con più serenità i ricordi del passato, e caratterizzano buona parte della sua idea di fare musica. Questa è proprio la tua canzone. Ci ricorda anche un po' gli altri singoli che ci hai presentato qui a Mattina Sud. Rimane questo filo conduttore, che non significa fare canzoni sempre uguali, ma significa canzoni diverse, restando coerenti a se stessi. Sì. È vero? Con un fil rouge che c'è sempre, che ritorna sempre. Per quanto riguarda il mare, sì, per esempio Piovono Ricordi è stata proprio scritta davanti al mare, e non,
non lo nascondo, perché forse il mare per me è la cosa forse più bella che esiste. Sono molto legata anche alla mia città. E quindi il mare il punto forte della città è il mare, quindi per me è una cosa fondamentale e mi rilassa, riesco a scrivere. Piovono ricordi è nata lì, Lividi è nato in un altro contesto, però molte delle mie canzoni sono nate proprio lì. E allora facciamo così, quasi quasi la sentiamo anche in live da te, va ti bene. Va? Sì. Noi casualmente, per proprio un errore quasi, abbiamo un gelato, così. Cosiddetto microfono radio, che lo sapete, a casa serve per cantare, non utilizzeremo la cosiddetta pulce che lei invece ha puntata la camicia. Io ti porto il microfono, te va lo bene. Porgo, perché senza... perché tu spontaneamente vorrai cantare, vero? Sì, sì, non sì, te sì. L'ho chiesto. No, è sempre una cosa che faccio molto spontaneamente. Vabbè, ve lo diciamo, l'avete già capito. È come quando ti invitano ai matrimoni e i genitori ti dicono di cantare spontaneamente. Questa è una tua costante, no? Sì, sì, è costante. Però, e noi artisti diciamo sempre di no, e questo è la differenza, che però si continuano a capire. Il paradosso è questo. Vi spiego in retroscena, così vi rendiamo partecipi del nostro sorriso. Gliel'ho chiesto perché a me piace tantissimo Bella Vista, lo possiamo dire in diretta, non mi vergogno, tanto non è un concorso, possiamo spoilerarlo. Mi piace, è brava, e quindi io vorrei farvela ascoltare, perché chi non la conoscesse poi se la cerca su Spotify, su YouTube, ascoltatela perché merita. E poi Pugliese è nostra. Bella Vista, Lividi. Tatuaggio sulla pelle, difficile da mandar via. Gridami, dimmi quello che vuoi e lascia qui le cattiverie che poi escono dalla tua bocca come fitte dritte al cuore. Ascoltami, adesso non andar via, lasciati baciarti ovunque vedrai. Forse poi non è così sbagliato, in fondo lo vuoi anche tu. E allora, un altro pezzettino e poi basta, dai. Sai, sto meglio se non ci sentiamo, anche oggi abbiamo litigato, ma la ragione la vuoi sempre tu, sei come un livido sulla mia pelle, adesso voglio che tu vada via. Gridami, dimmi quello che vuoi e lascia qui le cattiverie che poi escono dalla tua bocca come fitte dritte al cuore. Ascoltami, adesso non andar via, lasciati baciarti ovunque vedrai. Forse poi non è così sbagliato, oh, 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 forse non va bene se dormiamo insieme. Nei miei sogni ancora ti accarezzo piano, io ti guardo e ti sorrido mentre stai dormendo. Già, lascio casa, scappo, adesso faccio un viaggio. La tua pelle addosso non è roba mia, dopo un anno non mi tocchi più. Te lo faccio da solo io l'applauso. Grazie, non fa niente, grazie. Però te lo meriti. Non abbiamo un pubblico qui in studio, ma te lo saresti meritato tutto, un grande applauso. Però io nel mio piccolo ti ho voluto fare questo applauso. Complimenti a Bella Vista, e questo è il suo nuovo singolo, Lividi. Commentano su Facebook, in particolare Claudia, sorrideva, sai, le faccine che sorridono, e poi scrive: siamo tutti sottoni. Quindi vedi, ci stanno ascoltando e hanno colto anche questo aspetto. Ma attenzione, questa in realtà è una ragazza forte, altro che sottoni. Questa canzone anche dimostra non solo il carattere vocale, ma anche il carattere della donna, della giovane donna.
Allora, noi tra poco ci andremo ad ascoltare qualcos'altro perché prima di chiudere questa puntata, mancano pochi minuti, vi voglio far ascoltare Luca Pellicoro dell'associazione Enjoy Your Dive di Taranto che ci presenta in anteprima un appuntamento che si terrà sabato molto importante a Crispiano che mette insieme sport e disabilità, ma poi andremo anche a Leporano perché lo sapete, questa cittadina in provincia di Taranto è l'unica pugliese candidata al Borgo dei Borghi, un concorso nazionale importante. Però prima voglio concludere con Giada Bellavista chiedendole a questo punto se ci sono già dei nuovi progetti in itinere. Ancora no. L'anno scorso quando sono venuta qui c'era già qualcosa che bolliva. Questa volta no, ma penso che a breve... Adesso ti dovrai dedicare ancora alla promozione di questo brano, immagino, esatto, no? Promozione, poi è un periodo un po', come avevo già detto, frequentando anche il conservatorio Tchaikovsky, è un periodo un po' stressante, esami, pieno anche, ecco, no? È pieno. Certo. Quindi quando avrò forse il focus su me stessa... allora potrò riprendere a scrivere liberamente, a magari qualcosa. Davanti a questo bellissimo mare che vedo anche piace? Alle spalle. Facciamolo vedere, regia. Qua abbiamo un mare immenso, vedi che ispira addirittura. Penso che cantanti. Me lo porterò. Eccolo qua. Giada, conosci l'apnea, la subacquea? Hai mai sperimentato? Ti piacerebbe? Apnea subacquea no, però nuotavo quando ero piccola. Frequentavo... Nuoto sicuramente perché ami il mare. Sì, sì, per forza. Poi ho dovuto lasciare perché poi da piccoli bisogna fare anche prendere delle decisioni. Mio padre aveva detto o nuoto o canto. E ho detto tutta la vita canto. Hai fatto bene perché i risultati si canto. Vedono. La musica è anche un grande lavoro di squadra, no? Chi ti è stato a fianco? So che ci tenevi a ringraziare delle sì, persone. Sì, volevo ringraziare la mia etichetta, la Puglia Musicarte, e Antonella Sgobbio, che è titolare, e anche il maestro Fabio Barnaba per questi favolosi arrangiamenti. È stato nostro ospite, oltretutto, qui, esatto, a Mattina Sud. È un grande musicista, lo stimo tantissimo. E voglio ringraziare te per l'invito. È sempre un piacere, sempre un piacere. E anche poi tutta la truppa che c'è dietro, make-up artist, fotografi, e anche tutta la gente che comunque c'è e mi supporta sempre. Noi ti aspettiamo ancora perché il videoclip non è pronto, è vero, di questa nuova canzone, quindi lo dobbiamo vedere. Ce lo torni a presentare. Tutti me lo chiedono. È vero, sai che poi, insomma, nell'era dei social tutti ascoltiamo, non facciamo pubblicità occulta, è noto, le piattaforme come Spotify. Grazie a Giada Bellavista, grazie a tutti gli ospiti che si sono alternati oggi, naturalmente grazie a voi che siete sempre tanti. Noi ci rivediamo domani a partire dalle 9:30. Arrivederci.